Allora, proseguiamo con la Falloppiese, partiamo con l'allenatore Sandro Manfrin. Voi avete vinto quindi primo gradino del podio per il campionato regionale juniores, perciò tanta soddisfazione. Partiamo parlando della vittoria. Sì, è stata una grande annata, grandi soddisfazioni, i ragazzi si sono comportati veramente bene e hanno lavorato tantissimo e raccogliendo questo importante traguardo per la società, che ci permetterà l'anno prossimo di fare il campionato regionale juniores A, per cui per noi è un grande traguardo e, avendo sempre fatto campionati regionali A, la Falloppiese, riportare a casa anche per la juniores questo titolo è stato molto importante. Ovviamente questo è il momento dei festeggiamenti, però tra qualche giorno, tra qualche settimana si potrà già iniziare a pensare all'anno prossimo. C'è qualcosa ancora da migliorare, quindi ci sono particolari aspetti su cui lavorare più duramente? Ma l'anno prossimo dobbiamo sicuramente cercare di allestire una rosa molto importante, perché appunto affrontando una categoria superiore abbiamo bisogno di qualità, abbiamo bisogno di gente a 9 e soprattutto nella juniores, cambiando gli anni, c'è sempre un po' la rotazione di quasi tutta la rosa, per cui dobbiamo cercare di allestire al meglio con gli allievi 98 che stanno venendo su. Il gruppo del 96 acquisiremo o tratterremo i fuori quota che abbiamo bisogno, per sicuramente il gruppo 96 è un gruppo importante che ci ha aiutato molto in questa promozione. Lo stiamo chiedendo un po' a tutte le squadre, scegliamo una partita o comunque un evento particolare da ricordare che va un po' ad incorniciare questo campionato? Beh, la partita finale, che la più bella secondo me, è stata quando abbiamo vinto il campionato, che ci è servita sia moralmente che comunque anche come squadra, perché quel punto ci serviva, un punto per vincere, e siamo arrivati alla conclusione, siamo arrivati anche a vincere il campionato decisivo. Comunque la squadra è stata molto forte secondo me, anche come gruppo, come amicizie, e anche dentro al campo siamo riusciti a mettere insieme tutte le nostre forze. Bene, guardando quindi all'anno prossimo, lo dicevamo poco fa con l'allenatore, bisogna metterci ancora più energia, una categoria superiore. Dove vi vedrete tra un anno quindi? Per l'anno prossimo un bel traguardo, i regionali A, un bel campionato, dovremo migliorare ancora e speriamo di ripeterci ancora. Ripeterci nel regionale A sta veramente difficile, perché è molto qualitativo. Comunque l'impegno, la voglia, ce lo metteremo tutto. È importante essere ambiziosi, insomma. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie.